Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video extra del giovedì. Oggi parleremo di regali di Natale. Visto che mancano pochissimi giorni alla vigilia e qualcuno non ha ancora pensato a tutti i regali di Natale, oggi vi parlerò di alcuni prodotti che sono sicuro voi possiate ancora acquistare e ricevere prima della vigilia di Natale. E comincerei da questo qui, che è un prodotto che mi è stato inviato, che mi è stato regalato e quindi io ho gradito tantissimo. E sono sicuro che anche altre persone lo gradirebbero, ma chi non lo gradirebbe, ragazzi, si tratta di questi prodotti di Daniel Wellington. Arrivano a casa in pochissimo tempo, nel giro di circa 3 giorni, quindi siamo largamente in anticipo coi tempi, visto c'è chi dice che bisogna comprare i regali 2-3 mesi prima, ragazzi, ma che anche una settimana va bene, visto che con internet ormai tutto arriva in modo molto molto rapido. E vi faccio vedere cosa c'è in queste confezioni. Intanto vi dico che potete acquistare questi prodotti col 15% di sconto mettendo il mio codice, che è AntonioSeria15, e in più avrete anche un extra 10% di sconto nei bundle, nei pacchi regalo con orologio più bracciale, orologio più cinturino. Ci sono diversi bundle sul sito Daniel Wellington e vi lascio tutti i link sotto in info box. Spedizioni velocissime, pagamento alla consegna, quindi ragazzi non abbiamo scuse. In questa scatolina c'è un prodotto che io non avevo di Daniel Wellington. Come saprete, io ormai ho tantissimi orologi di questa marca, è stato addirittura il mio primo video in assoluto sul canale, la recensione di un orologio Daniel Wellington, che ormai non trovate più, e quindi non potevo non avere anche questo nuovo articolo. Si tratta del bracciale di Daniel Wellington. La confezione è davvero bellissima. Questo bracciale lo trovate sotto in info box, c'è sia in oro rosa che in silver e sono davvero molto molto belli. Io l'ho scelto di questo colore in oro rosa perché anche l'orologio che mi è stato inviato è dello stesso colore, che adesso vi vado a mostrare. Ecco qui la confezione, ci sono delle bellissime confezioni regalo quest'anno per Natale. E una volta aperto, all'interno c'è la confezione vera e propria dell'orologio, che andiamo a tirare fuori, ed è molto molto elegante, mi piacciono davvero tantissimo, anche al tatto sono davvero molto belle. Daniel Wellington ovviamente, ragazzi, non ha bisogno di presentazioni, è famosissima, è ovunque sui social, quindi non sto qui a dilungarmi sulla sua storia perché ve ne ho già parlato anche in passato. Questa volta ho scelto questo orologio, si tratta di un orologio con cinturino in pelle nera, i cinturini sono ovviamente intercambiabili come al solito nei Daniel Wellington, e quadrante bianco, a differenza di quello precedente che invece avevo scelto con quadrante nero. Ormai ho un piccolo esercito di Daniel Wellington, sono patito di orologi e quindi, ragazzi, secondo me un orologio o un bracciale per Natale sono sempre super graditi. Trovate tutte le info sotto in info box. Ma passiamo adesso alla seconda idea regalo, dopo averne vista una un po' più importante, magari da dedicare ad una persona molto speciale. Ora vi mostro una cosa che sicuramente vi piacerà e che vi ho già mostrato in passato, e che questa è solo una scusa per poterne aprire un'altra. Ragazzi, vi parlo delle Mystery Minis di Harry Potter. Queste qui le trovate al momento su EMP, naturalmente sotto vi lascio il link anche per acquistarle, e secondo me per un fan di Harry Potter è un regalo bellissimo, perché tutte le figure che è possibile trovare sono tutte una più bella dell'altra, dalle creature ai personaggi. Una scatolina di questa costa 6,99€ e ragazzi, su EMP al momento è arrivata anche la serie esclusiva, sempre delle stesse Mystery Mini, ma con dei personaggi extra. Quelle costano 7,99€. E cosa hanno di diverso rispetto a quelle normali? Hanno ben 4 personaggi in più. Credo siano quelle esclusive per Hot Topic, ne esiste anche una terza versione esclusiva a Barnes & Noble, se non sbaglio, dove si può trovare anche la pluffola, ma non vorrei dire fesserie. In ogni caso, in questa qui di EMP, che è proprio specificato Special Edition, è possibile trovare anche Fierobecco, quindi
Se l'avessi saputo prima avrei preso quelle, ma sicuramente le prenderò visto che le hanno messe da pochissimi giorni. In ogni caso trovate come al solito codici sconto, link, tutto in info box. E comunque a prescindere dal prezzo, ragazzi, con una spesa piccolina riuscite a rendere felice sicuramente un fan potteriano. Ma adesso andiamo ad aprirla immediatamente. Questa non è la prima aperta sul canale, ne ho già aperte 4 nel video precedente, vi lascio nelle schede sopra il link e vi dico già che ne ho ordinate altre 6. Quindi ci sarà un bel video apertura sempre targato MP un po' più avanti. Ma adesso basta, bando alle ciance, non resisto più, devo assolutamente aprire anche questa. Spero di non trovare un doppione, ma mal che vada poi lo scambierò, lo regalerò, vedremo. Andiamo qui ad aprire la nostra scatolina, è sempre divertentissimo aprire queste scatole, sembra sempre Natale, la mettiamo qui, andiamo a tastare. Si tratta di un personaggio, potrebbe essere Luna che ho già, ma potrebbe anche essere Lupin o Piton, vediamo, vediamo, non è una creatura purtroppo. Ed ho trovato questa... Ah, mannaggia ragazzi, mannaggia, ho ritrovato di nuovo Luna. Beh, vabbè, magari la scambierò, magari vedremo più avanti cosa ne farò. In ogni caso, questo è uno dei personaggi che potete trovare all'interno di queste scatoline e sono davvero ben fatti, davvero bellissimi. Queste scatoline ovviamente sono Funko, quindi tutti i prodotti sotto licenza. Mettiamo qui la nostra Luna. E passiamo adesso alla terza cosa che vi consiglio di regalare a Natale. Libri. Ragazzi, i libri non sono mai abbastanza, i libri sono sempre un ottimo regalo. L'importante è pensare a chi deve ricevere il libro, comprare una cosa che piaccia a chi la riceverà e non comprare libri secondo i propri gusti e poi darli ad altre persone, perché molti fanno così, acquistano libri che piacciono a se stessi per poi regalarli ad altre persone che magari hanno gusti differenti. Quindi qui ho una selezione di mie ultimissime letture, ragazzi, arriverà un video interamente dedicato alle ultime letture, ma intanto vi vado a mostrare questi libri che ho qui, tutti disponibili su Amazon, tutti disponibili in 2 giorni lavorativi, quindi non avete scuse e ce n'è per tutti i gusti, dai fan di Harry Potter alle persone un po' più serie. Beh ragazzi, non che chi segue Harry Potter non sia serio, ma voglio dire, magari per un genitore che non ama Harry Potter c'è anche il regalo adatto a lui, secondo me. Ma iniziamo da questo qui, ragazzi, è uscito in italiano questo volume qui, Buona vita a tutti di J.K. Rowling. È uscito da pochissimo, io ve l'avevo già mostrato in lingua inglese, Very Good Lives. Questa qui è una trasposizione per iscritto di un discorso di J.K. Rowling che tenne all'università di Harvard, se non sbaglio, credo di sì, e parla di fallimento, parla dell'importanza dell'immaginazione, è un discorso bellissimo, un discorso completamente illustrato all'interno, vi faccio vedere magari qualche tavola, guardate qui, è molto molto bello da leggere, molto profondo, fa riflettere tantissimo. J.K. Rowling ci parla di come lei avesse toccato il fondo nella sua vita, ma ha utilizzato quel fondo come base solida per ripartire da zero. È davvero molto molto bello, è una lettura molto interessante, il volumetto è in copertina rigida, è bellissimo anche il sottocoperta, guardate, stampato anche all'interno, cosa ormai non tanto ovvia al giorno d'oggi. E questo volume qui, edito da Salani, costa 10 euro, lo trovate naturalmente sotto nei link anche su Amazon, e la cosa bella è che tutti i proventi andranno in beneficenza all'associazione creata da J.K. Rowling, la Lumos, alla tutela dei minori. Quindi ragazzi, è una cosa importantissima, potete comprare questo volume, fare un regalo ad una persona fan di Harry Potter o comunque di J.K. Rowling e nel contempo fare del bene, perché una parte del ricavato andrà in beneficenza. Io sono felicissimo di averlo ricevuto e ho già pensato di acquistarne più copie da regalare ad alcuni amici ed alcune amiche. Quindi
Quindi, ragazzi, questo secondo me è un ottimo regalo. Altro ottimo regalo, sempre rimanendo in tema, è questo volume qui, è un saggio biografico sulla vita di J.K. Rowling ed è, ragazzi, bellissimo. Io ne ho letto poco meno della metà al momento, quindi non l'ho finito, ma ve lo straconsiglio. Intanto perché è l'unica biografia in circolazione che arrivi fino ai giorni nostri, è compresa anche La maledizione dell'erede, Animali fantastici, quindi completissima, e soprattutto è scritta da un'italiana che si chiama Marina Lenti. Questo libro mi è stato inviato dalla Ares Edizioni sotto mia richiesta, perché l'ho trovato per caso su Amazon, è una nuovissima uscita. Costa 18 euro prezzo di copertina e io lo sto letteralmente divorando. L'ho cominciato da 2 giorni, ma ci sono tantissime informazioni, tantissime curiosità, talmente tante che ho deciso di parlarvene più avanti in un video apposito. Parleremo solamente di questo libro e vi racconterò davvero tantissime cose interessanti. Marina Lenti ha fatto davvero un lavoro magistrale, è andata a scavare nel profondo. Lei è anche una grandissima fan, naturalmente, del mondo di J.K. Rowling. Lei è un avvocato ed ha anche contribuito alla traduzione di Lexicon per l'Italia. Quindi è davvero un'opera molto molto valida e anche all'interno del volume è spiegato come questa sia praticamente quasi l'unica opera del genere al mondo. Neanche in Inghilterra al momento ci sono delle biografie così complete che arrivano fino ai giorni nostri, ma soltanto un paio di libri di poche pagine. Io ne avevo letto anche uno in passato di circa 100-150 pagine, ma più dedicati ad un pubblico di ragazzi, mentre questo qui è proprio un saggio biografico dedicato magari a persone un po' più mature e quindi io ve lo straconsiglio, lo trovo interessantissimo e ne parleremo ancora più avanti. Poi un altro volume che invece posso consigliarvi è di Tunue, questa bellissima graphic novel che è stata scritta da Simona Binni e si intitola La memoria delle tartarughe marine. Questa graphic novel è ambientata a Lampedusa, troviamo due ragazzi, due fratelli che prendono strade diverse, uno dei due rimane a Lampedusa e si occupa di tartarughe marine e di volontariato, aiuta anche alcuni profughi, prende anche con sé un bambino arrivato con un barcone che trova in mare, e invece l'altro fratello decide di abbandonare quell'isola che tanto gli sta stretta e va a Milano in cerca di fortuna che poi troverà. Ad un certo punto il fratello che vive a Lampedusa muore, arriva questa lettera, bisogna sbrigare delle faccende a casa e quindi lui deve tornare ed è costretto ad affrontare il suo passato. È proprio su quest'isola, che oggi è considerata la porta dell'Europa dove arrivano tantissimi migranti, lui tornerà e andrà ad affrontare il suo passato e evolverà la sua situazione personale, andrà ad affrontare anche delle cose lasciate in sospeso da suo fratello e, come appunto le tartarughe marine, lui tornerà a casa, perché viene raccontato anche in questo volume che le tartarughe marine, anche dopo tantissimi anni, riescono a tornare nella spiaggia in cui sono nate per deporre le loro uova. Riescono in qualche modo a trovare quella spiaggia anche se si trovano a chilometri e chilometri e chilometri di distanza. È una cosa fighissima, secondo me, questa, che non sapevo, l'ho imparata grazie a questo volume, che parla, oltre che appunto di tartarughe marine, ovviamente, parla del rapporto tra fratelli, parla della riscoperta delle origini, parla anche del dover affrontare il passato per poter vivere meglio il proprio futuro. E quindi anche questo, secondo me, è un ottimo regalo che potrete fare a qualcuno per questo Natale. Lo trovate su Amazon Prime. Ma andando ancora avanti, ragazzi, questo è il libro che più mi è piaciuto in questi ultimi mesi, perché mi ha fatto davvero ridere tantissimo. Ve ne ho parlato poco tempo fa quando l'ho ricevuto. Si tratta di Parigi senza ritorno di Svevo Moltrasio. Ragazzi, quanto mi ha fatto ridere questo libro, davvero tantissimo, ma tanto tanto. Qui Svevo racconta tutte le sue avventure e tutto quello che ha affrontato per riuscire ad integrarsi a Parigi, dove ormai vive, dove ormai ha comprato casa, e davvero racconta tutte quelle differenze che soltanto chi va a vivere in un posto e si integra all'interno della società del posto può cogliere e può raccontare
e non le cose viste dagli occhi di turisti. Io ad esempio sono stato 3 volte a Parigi, forse 4, non ricordo, non mi sono mai trovato bene, non mi piace Parigi. Io ho notato tante cose sin dal primo giorno, tante cose che poi ho ritrovato qui in questo volume. Io ragazzi ve lo consiglio sia per gli amanti di Parigi, sia per chi ha idealizzato Parigi, e lo consiglio anche invece per chi odia Parigi, perché troverà pane per i propri denti, perché Svevo qui va proprio ad analizzare tutti gli stereotipi, tutto quello che i parigini o i francesi pensano di noi italiani e quello che noi pensiamo di loro. C'è davvero una grande contrapposizione tra le due cose, è davvero molto molto interessante vedere il punto di vista dei francesi, il punto di vista di un italiano che vive in Francia, e si parla anche di francesi che vivono in Italia e di quello che pensano di noi. A me è piaciuto tantissimo, se poi vi può interessare magari ve ne parlerò ancora più avanti, un po' più nel dettaglio, ma davvero questo è un libro che probabilmente tra qualche anno rileggerò, perché mi ha davvero steso, mi ha fatto ridere tanto, riflettere tantissimo, e quindi ve lo consiglio caldamente. Questo è di Spelling & Kapfer. E infine vi parlo anche di Carnet di viaggio di Craig Thompson. Questo è un libro per persone un po' più serie, come vi dicevo all'inizio, è una graphic novel interamente in bianco e nero, c'è parecchio testo, però ragazzi i disegni sono davvero bellissimi, e racconta il viaggio di Craig Thompson che ha compiuto in un paio di anni per la promozione dei suoi volumi, del suo libro soprattutto, di Blankets, e si tratta di un viaggio che si suddivide in diverse tappe, si va dalla Francia, si passa per la Spagna, per passare anche dal Marocco. È una sorta di diario, è una sorta di vlog, chiamiamolo così, su carta, perché lui ha compilato questo diario sul posto, sul momento, giorno per giorno. Ogni giorno camminava col suo bel taccuino e quando vedeva qualcosa, anziché fotografarla, la disegnava e poi metteva delle didascalie. A fine giornata faceva un resoconto e questo piccolo resoconto lo andava a fondere con le sue immagini. Quindi tutto questo materiale raccolto durante questi viaggi è stato poi preso, messo nell'ordine cronologico giusto e pubblicato in questo volume che è appunto un carnet di viaggio. Questa è una riedizione con delle nuove pagine ampliate sulla fine. E davvero, io l'ho letto in pochissimo tempo, inizialmente quando l'ho visto pensavo di impiegarci più tempo, e invece è volato letteralmente via. L'ho divorato e non vedo l'ora di recuperare altre letture di Craig Thompson. Quindi ragazzi, questi sono i volumi che vi consiglio, ce n'è come vi dicevo per tutti i gusti, ma adesso passiamo ad un'altra cosa. Funko Pop ragazzi, come potevo non mettere i Funko Pop in questa mia piccola lista di cose da regalare a Natale? Ma in questo caso si tratta di Funko Pop molto particolari. Come potete vedere non sono pezzi regular, ma sono pezzi esclusivi e sono tutti pezzi che in questo momento trovate su EMP Italia. Sotto naturalmente sempre link a tutto e ragazzi non lasciateveli sfuggire, perché su EMP sono arrivate tantissime esclusive e ormai arrivano esclusive continuamente. In questo caso vi mostro quelli di Harry Potter e di Game of Thrones, ma ragazzi ce n'è davvero di tutte le serie TV, di Stranger Things, tra parentesi ormai sono diventato pazzo anche per Stranger Things, ma di davvero tantissimi altri cartoni come Rick e Morty e chi più ne ha più ne metta, perché ce n'è davvero troppi. Ragazzi, si tratta in questo caso di Remus Lupin in versione Lupo Mannaro, questa esclusiva EMP, come potete vedere dal bollino. Io non li apro perché ho intenzione di fare un video acquisti Funko Pop Harry Potter, ragazzi, ne ho almeno 12 o 13 da mostrarvi e quindi farò un unico video dove ve li mostrerò bene e parleremo della mia collezione magari. E questo qui lo trovate in esclusiva per l'Europa solo su EMP. E poi EMP ha da poco aggiunto nel suo catalogo anche le esclusive del New York Comic Con. Io ho acquistato questo qui non su EMP perché non sapevo che sarebbe arrivato anche lì, e l'ho pagato un occhio della testa, mentre su EMP lo trovate a 24,90€. Poi ci sono sempre codici sconto, coupon, quindi ragazzi sfondate una porta aperta.
perché con MP il risparmio ormai praticamente sui pop è garantito. E trovate anche questo qui, ragazzi, trovate il pop del molliccio, il molliccio con le sembianze di Piton, nonna di Neville, che io ho pagato tra dogana, spedizioni degli Stati Uniti e preordine circa 60 euro. Questo qui lo trovate a 20 euro praticamente su MP. Quindi io quando l'ho visto mi sono disperato, ma sono stato anche contento per voi che così avrete la possibilità di prenderlo ad un prezzo molto molto più basso e molto vantaggioso. Quindi ragazzi, Funko Pop esclusivi li trovate su MP a ottimi prezzi, questi li mettiamo da questa parte e passiamo all'ultimo regalo che voglio consigliarvi. Blu-ray e DVD di serie TV. Ragazzi, ultimamente su Amazon tantissime offerte sulle serie TV come i 3x2, 5 al prezzo di 3, chi più ne ha più ne metta. Io ho approfittato di questa offerta di recente per acquistare questa, che è la sesta stagione del Trono di Spade in italiano naturalmente, che ho pagato meno di 10 euro. Io vi lascerò tutte le promozioni sotto in info box. Questa mi è arrivata in Sicilia in 24 ore il giorno dopo averla acquistata, quindi per chi vivesse al nord, non lo so, probabilmente vi arriva a casa in 5-6 ore, non ne ho idea. E sono davvero contentissimo, la persona che la riceverà sono sicuro che apprezzerà tantissimo, tanto non guarderà questo video, sono sicuro. E ragazzi, quindi con 10 euro circa vi portate a casa delle stagioni complete, in questo caso in Blu-ray sono 4 dischi, e quindi sono contentissimo di questo affare e non potevo non consigliarvelo. Questo video ricchissimo di link, ragazzi, sotto in info box troverete tutto. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Spero che queste mie idee regalo vi siano piaciute. Spero di avervi dato qualche spunto. Io a questo punto vi saluto e vi do appuntamento prestissimo con un nuovo video. Ciao!